in questa edizione di Salute e Società, tumore dell'ovaio, il test BRCA, diabete verso il pancreas artificiale, nefrologia, Congresso Nazionale SIN. Bentrovati da Marco Caracciolo. Individuare la mutazione BRCA è semplice, basta sottoporsi al test genetico. Ma pur essendo un esame raccomandato dalle linee guida delle società scientifiche, viene proposto solo a 6 donne su 10 con tumore dell'ovaio. Test BRCA per il carcinoma ovarico e della mammella. Se ne è parlato a Roma al Senato della Repubblica, dove è stato presentato un appello alle istituzioni per garantirne la pari accessibilità su tutto il territorio nazionale. È conosciuta come mutazione Jolie, dal nome della star americana Angelina Jolie, che ne è affetta, e modifica la probabilità di sviluppare il tumore all'ovaio e al seno, aumentandola fino al 50-80% contro il 10% nelle donne senza mutazione. Per identificarla bisogna sottoporsi al test BRCA, fondamentale per intervenire precocemente e trovare la cura giusta. Parliamo di carcinoma con mutazione BRCA. Che cos'è? I geni BRCA sono due, BRCA1 e BRCA2, sono dei geni che possono avere delle mutazioni, le quali a loro volta possono essere trasmessi da madre o da padre anche in figlio. Avere questa mutazione purtroppo predispone all'insorgenza sia del carcinoma ovarico sia del carcinoma della mammella, con un rischio estremamente più elevato rispetto alla popolazione generale. Quindi è molto importante che tutte le donne col carcinoma ovarico se vengano sottoposte a questo test per capire se il loro tumore è associato a questa mutazione. Un'indagine promossa da ONDA, l'Osservatorio Nazionale sulla Salute della Donna, ha scattato la prima fotografia sul mondo del test BRCA nel tumore ovarico in Italia. Oltre alle forti disparità da regione a regione, dalla ricerca emerge che, nonostante sia raccomandato dalle linee guida delle società scientifiche, il test viene proposto solo a 6 donne su 10 con tumore all'ovaio e solamente per una su 3 questo avviene alla diagnosi della malattia, il momento più appropriato per eseguire l'esame. Questi dati allarmanti hanno portato all'appello alle istituzioni presentato in Senato. L'obiettivo dell'incontro di oggi è proprio un appello alle istituzioni per lanciare, come dire, per un faro su questa problematica, e lo facciamo, lo abbiamo fatto con la presentazione di un documento istituzionale che abbiamo chiamato Test BRCA, a call to action per la prevenzione e la cura del tumore ovarico alla mammella, che è stato scritto con la collaborazione di clinici e società scientifiche. Quindi diciamo, quello che è emerso chiaramente oggi è l'impegno di inserire nei LEA questi test, nei PDTA, e soprattutto di omogeneizzare tutti gli iter, i percorsi di presa in carico che sono differenti nelle varie regioni. Per una donna che volesse oggi fare un test BRCA cosa deve fare? Una donna che volesse oggi fare un test BRCA si deve rivolgere nella sua regione o nell'ospedale più vicino a lei, nel centro oncologico più vicino a lei, per sapere dove nella sua città esiste un ambulatorio di consulenza genetica oncologica, perché prima del test va fatto un colloquio con un medico, con un genetista, per cercare di capire quanto è ragionevole fare il test, per avere illustrate bene le opzioni che possiamo prendere in considerazione se risultiamo positive, in modo da poter decidere serenamente se vogliamo o non vogliamo fare il test. Si può prevenire l'ipoglicemia con un sofisticato algoritmo matematico. Attraverso un sistema di monitoraggio della glicemia integrato nei microinfusori di insulina è possibile gestire le somministrazioni e controllare le complicanze della malattia diabetica. La tecnologia per aiutare i malati di diabete ha compiuto un ulteriore passo in avanti e l'Italia, sebbene ancora in ritardo nell'ambito del suo utilizzo, cerca di adeguarvisi anche grazie a un personale medico di estrema eccellenza. E così un board di diabetologi pediatri ha presentato un nuovo documento per raccomandare l'utilizzo del sensore per il monitoraggio della glicemia il 100% del tempo negli adolescenti con diabete di tipo 1. Il sensore in questione è il sistema integrato MiniMed 640G, ottimamente accettato dalla maggior parte degli adolescenti che lo hanno utilizzato durante un campo estivo.
8 centri diabetologici pediatrici in tutta Italia hanno steso un documento di consenso per l'impiego del sensore glicemico nel sistema integrato, un passo importante nel percorso verso il pancreas artificiale. Ad oggi la tecnologia più avanzata già disponibile negli Stati Uniti è rappresentata da un sistema ibrido ad ansa chiusa, il MiniMed 670G, che è in grado di dosare l'insulina automaticamente durante le 24 ore, lasciandone al paziente la sola gestione ai pasti. I primi dati relativi a questo sistema, che rappresenta l'evoluzione di quello disponibile in Italia, confermano come il suo utilizzo nella modalità AutoMod permetta di mantenere valori di glicemia nell'intervallo di normalità per il 74% del tempo. Accanto ai microinfusori di insulina che sono presenti nel mercato da oltre 40 anni, è possibile avere degli strumenti che uniscono anche la potenzialità del monitoraggio in continuo della glicemia, e alcuni di questi strumenti hanno già delle azioni interconnesse, per cui per esempio il sistema 640G, di cui sono state presentate le raccomandazioni per l'utilizzo e per l'inizio della terapia, permette ai pazienti di prevenire le ipoglicemie proprio prevedendo circa 20-30 minuti prima dell'accadimento la possibilità di avere un'ipoglicemia. Questo per i pazienti rappresenta una grande libertà, perché non sono più costretti ad interrompere le attività che stanno facendo, e se pensiamo a bambini e adolescenti, il gioco, lo studio, uscire con gli amici, stare con gli amici, doversi fermare per assumere degli zuccheri e poter risolvere l'ipoglicemia. Il sistema fa questo per loro. Molto difficile prevedere il futuro, ma il fatto è che sono stati fatti dei grossissimi passi avanti da fino adesso, per cui i passi avanti che dovranno essere fatti sono solamente piccoli progressi incrementali, perché il grosso è già stato fatto. La tecnologia in Italia vede rappresentata una popolazione servita che è circa il 10% dei diabetici insulinodipendenti, che si stimano essere tra 250.000 e 300.000. È una media inferiore alla media europea, che stimiamo essere del 20%, e alla media statunitense, che stimiamo essere del 40%. Quindi su tutte le persone che in appropriatezza potrebbero ricevere questo tipo di tecnologia, utilizzando questo tipo di dispositivi, solo in Italia stimiamo che il 10% ne possa fare uso. Ansia, paura, problemi al lavoro, preoccupazione per la salute dei figli. È la vita a ostacoli a cui devono adattarsi i pazienti con rene policistico. Buone notizie arrivano dal Congresso della Società Italiana di Nefrologia. A pochi giorni dal 58esimo congresso nazionale, che si svolgerà a Rimini dal 4 al 7 ottobre e riunirà 1.500 esperti da tutto il mondo, la Società Italiana di Nefrologia presenta i principali temi del meeting di quest'anno nel corso di un incontro svoltosi a Roma presso il Senato della Repubblica. La Società Italiana di Nefrologia quest'anno ha lanciato una campagna che ha chiamato Scacco Matto al Rene Malato. Vogliamo un mondo senza dialisi. Pertanto tutte le tematiche cercheranno di coprire questi tre pilastri: prevenzione, diagnosi precoce, sensibilizzazione alla cultura del dono. Diagnosi precoce in modo particolare con la medicina di precisione. Avremo molte sessioni dedicate alla medicina di precisione, quindi diagnostica molecolare per una diagnosi più precisa e quindi un trattamento mirato. Si parlerà anche di novità terapeutiche, ma affronteremo anche tematiche come la nefropatia diabetica e le infezioni da HCV nel paziente nefropatico. In passato i trattamenti per il rene policistico, che ricordiamo colpisce in Italia circa 24.000 persone, si sono concentrati sul controllo di sintomi, come ad esempio l'elevata pressione arteriosa o le infezioni renali, e non intervenivano sul naturale decorso della malattia. Oggi siamo di fronte a un cambio nell'approccio alla cura, grazie all'introduzione di nuovi farmaci. La novità terapeutica è rappresentata dal tolvaptan, un farmaco che agisce determinando una elevata diuresi, agendo su dei meccanismi molto particolari. Questa elevata acquaresi o diuresi si aggira attorno ai 6-7 litri nelle 24 ore,
e in qualche modo attraverso meccanismi intimi è in grado di determinare un rallentamento della crescita delle cisti. Quindi è il primo farmaco in grado di modificare la storia naturale della malattia. Nel corso della conferenza è stata presentata un'indagine sugli italiani con rene policistico che evidenzia gli ostacoli quotidiani per i pazienti e l'impatto sulla loro vita. Oltre l'80% dei pazienti che abbiamo intervistato ci dice che è molto preoccupato della possibilità di trasmettere la malattia ai propri figli e il 50% ha rinunciato al progetto di maternità o di paternità. Un altro elemento importante che emerge riguarda l'impatto sul lavoro, assolutamente significativo. Un paziente su tre ci dichiara che ha dovuto fare rinunce per quanto riguarda l'attività lavorativa o rinunciando a percorsi di carriera, rinunciando a posti di lavoro, abbandonando il lavoro o riducendo l'orario di lavoro. Questo chiaramente ha un impatto importante sia dal punto di vista psicologico, individuale, che economico e che sociale. Come difendersi dall'invecchiamento mentale che inesorabilmente avanza con l'età? Ecco tre suggerimenti per ritardare il declino cognitivo proposti da Giuseppe Alfredo Iannoccari, presidente dell'associazione Assomensana. Prendete un cane, un gatto o qualsiasi animale domestico. Gli studi dimostrano che averne cura tiene in forma il cervello. Dormite tanto e bene. Uno studio pubblicato sulla rivista Neurology lega la cattiva qualità del sonno e l'insorgere dell'Alzheimer. Infine, imparate a pensare come fanno i manager delle grandi aziende quando devono prendere decisioni importanti. E questa è l'ultima notizia. Da Marco Caracciolo, arrivederci.